Andrea, da un buon capitano in un momento così difficile hai la faccia di venire a parlare ai nostri microfoni, che cosa c'è da dire? C'è da dire poco, non stiamo facendo più quello che dobbiamo fare, siamo in grossa difficoltà in ogni reparto e non capisco il motivo, perché comunque dopo quello che è stato fatto in un girone d'andata fare queste prestazioni è veramente una cosa imbarazzante e incapibile, perché le qualità la squadra ce l'ha, ne ha tante, però forse mentalmente stiamo accusando qualcosa e non riesco a capire cosa, perché comunque quando sei in una posizione di classifica così dovresti avere solo una forza in più che ti porta avanti, però così non è, dobbiamo ricominciare a lavorare per bene, perché così non va. Soprattutto rivedendo il film del campionato, in tantissime situazioni ci siamo trovati sotto di un gol nei confronti degli avversari, però poi c'è la reazione, gli avversari venivano affrontati e molte volte anche tra virgolette sbranati. Questa volta invece negli ultimi tempi non si riesce a reagire magari al momento difficile, soprattutto sembra che ci siano un po' di idee annebbiate anche in fase di costruzione di gioco, e forse da lì che parte tutti i problemi della squadra. Sì, sai, oggi non potevamo giocare palla a terra, però anche lì non abbiamo capito nella prima mezz'ora che non potevamo giocare, dovevamo giocare palla lunga. Bisogna capire anche le condizioni del campo e tutto, perché oggi palla a terra non si va a giocare, abbiamo voluto forzare delle giocate a palla a terra e oggi non era la giornata adatta. Quindi dobbiamo anche metterci in testa che dobbiamo leggere anche le condizioni meteo, le condizioni del campo e le condizioni e come vanno affrontate le partite. E questo gioco, questo periodo così dove abbiamo giocato ad intervalli, forse non è per trovare un alibi, ma hanno forse anche accentuato il nostro, diciamo, problema psicologico, non dandoci la possibilità di poter reagire il prima possibile. Ma non metterei come alibi questo, perché comunque ci siamo comunque allenati tutti i giorni, quindi questo non penso sia cosa, è che quando non arrivano i risultati mentalmente stiamo andando dietro a queste cose e non va bene, dobbiamo reagire, per reagire servono le palle da tirar fuori in campo e cercare una vittoria anche giocando male, non meritando, ma dobbiamo arrivare ai 3 punti. Vi siete confrontati a lungo negli spogliatoi, così a caldo cosa vi siete detti? No, niente di che, tanto che parliamo non c'è nemmeno da dire tanto, si è visto in campo cosa c'è che non va. E soprattutto appunto c'è da trovare una reazione che a questo punto diventa fondamentale, considerando così se non si vuole rovinare quanto livello si è fatto in precedenza, perché forse eravamo troppo belli prima, ma adesso siamo veramente troppo brutti, no? Stiamo rovinando tutto quello che abbiamo fatto nei 7 mesi precedenti, è un peccato, però questo è il dato di fatto, stiamo buttando via un campionato non vinto, però avevamo grosse possibilità e con le nostre prestazioni stiamo buttando via tutto. Un momento difficile, forse è arrivato troppo tardi. No, quello no, perché comunque è arrivato a fine gennaio, quindi c'è il tempo ancora per recuperare, però se continuiamo con queste partite, con questo atteggiamento, sicuramente la vittoria non la troveremo.